Biga Pembless, ragazzi, ben ritrovati ad un altro mio video, tutto gustoso, tutto per voi. Quest'oggi video tag di risposta a Napoliello 87. Fratimo, grandissimo. A tutti coloro che stanno guardando per la prima volta questo mio video, mi raccomando, trovate tutte le mie info nella mia intro. Quindi qui sotto vi lascio il link delle mie pagine social, Twitter, Instagram e Telegram. Se volete seguirmi, ragazzi, sapete quello che dovete fare. A dopo. Bless! Mi hanno fatto domande alquanto curiose. Ecco a voi le mie risposte. Sei a cena con la tua ragazza ed il cameriere ci sta provando. Che fai? Beh, non sono un tipo geloso. In questo momento sono anche single, perciò direi semplicemente al cameriere: guarda, al giorno d'oggi è difficile trovare lavoro e ancora di più tenerselo. Mi farei una gran bella risata e al tipo gli direi: guarda, taglia corto. Lavori ad un bar e devi per forza servire un cliente antipatico. Beh, cosa fare? Il cliente ha sempre ragione, quindi deciderei di finire di lavorare, andrei dal tipo e chiarirei le divergenze. Questo farei. Beh, se capitassi in un'isola deserta e trovassi un forziere chiuso, conoscendomi, curioso come sono, cercherei a tutti i costi di aprire il forziere, sperando in qualcosa di buono per la mia sopravvivenza. Con la sfiga che ho, non troverei sicuramente niente, probabilmente troverei qualsiasi cosa meno quello che mi serve. Questa sì che è una bella domanda. Se fossi invisibile, cosa farei? Sicuramente darei sfogo ad ogni mio desiderio. Farei in modo e maniera di andare ovunque nel mondo, amando i viaggi. Visiterei ogni singola città, ogni paese del mondo. Mi infilerei, come ha detto Napoliel, in ogni aereo, in ogni nave, sicuramente. E anche io, come dice Fratimo, Napoliello 87, andrei a visitare le case dei miei attori preferiti, dei miei cantanti preferiti e dei miei calciatori preferiti, sicuramente. Andrei a curiosare, a vedere le loro abitudini, i loro hobby, cosa fanno nel tempo libero, eccetera, eccetera. Che dire, se il mio migliore amico ci provasse con la mia donna, è simbolo che tanto amico non è. Come si dice, in amicizia, ancor più che in amore, c'è bisogno di fiducia. Mi trovassi in questa situazione, guarderei il mio amico negli occhi, dritto negli occhi, e gli domanderei: ma tu, che cavolo hai capito di me? Solo questo gli domanderei, e basta. Sicuramente capitasse una cosa del genere, taglierei corto anche qui, non farei nulla, riderei in faccia e andrei via. Normalmente non sono il tipo da ripicche, cose così, non mi sono mai piaciute. Sono una persona che non crede nel rancore, nella vendetta, in questo tipo di cose. Trovassi la lampada di Aladino ed il genio, beh, sicuramente fossi costretto a dover scegliere, darei fastidio a tutti i potenti del mondo, quelli che hanno fatto del male o che continuano a fare del male, a quelli che governano male, quelli che causano danni alle persone. Cercherei di fargli capire con la stessa loro moneta cosa si prova a subire un abuso. In ogni sua forma, ripagherei con la stessa moneta.
cosa farei dovessi richiedere un desiderio del genere al genio. Andiamo con l'ultima domanda. Potessi scegliere di entrare nei sogni di qualcuno, entrerei senza ombra di dubbio nei sogni di tutte le persone a cui voglio bene, a tutti i miei amici, tutti i parenti, tutti coloro che hanno fatto del bene al sottoscritto. Cercherei di aiutarli nei loro sogni e a compiere i loro desideri. Spero che queste risposte siano piaciute e soprattutto che questo video sia gradito. Rivolgo le stesse domande identiche ai seguenti canali. Passo, come si dice, la palla a I am Diamond, grandissima Agnese. A cuore di drago, sono molto curioso di sapere le risposte di cuore. E poi voglio rivolgere questo tag, questo video tag anche a Cataldo Pugliese e a Scacco Matto Roma Show. Ringrazio di cuore Napuliello87 per questo meraviglioso video tag. Sono stato contentissimo di rispondere a queste bellissime domande. Sono proprio curioso di sapere le risposte di questi canali che ho appena nominato. Qui in basso troverete i link di questi canali. Se volete, visitateli. E a voi che state guardando, mi raccomando, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi qui sotto al mio canale, seguitemi su Twitter, Instagram e Telegram e lasciatemi un bel commento, sempre qui in basso. Io risponderò come sempre a tutti quanti voi. Ci si vede al prossimo video. Alla prossima ragazzi. Biga pen bless!